Buongiorno a tutti, lo so che siamo quasi gli ultimi, sono gli ultimi, quindi vi chiedo gli ultimi 5 minuti o poco più di attenzione. Dico subito che non abbiamo pensato a un modo tecnico per utilizzare le aree di Beacon, abbiamo pensato a una piattaforma. Abbiamo studiato, questo vuol dire poetici, un concetto di prossimità aumentata, cioè allargata. Questo cosa significa? Attraverso la tecnologia Beacon, che ci dà la possibilità praticamente di identificare singoli oggetti, singole situazioni, la utilizziamo all'interno o integrandola con tutte le opportunità di marketing già in essere, tutte le opportunità che i sistemi attuali, quindi social media, coupon, eccetera, abbiamo. Quindi utilizziamo la tecnologia Beacon per avere un plus valore da integrare all'interno di una strategia più ampia. Quindi abbiamo chiamato un concetto di possibilità aumentata, un'esperienza d'acquisto con valore aggiunto, personalizzata. E abbiamo guardato le ricerche di Google di inizio quest'anno, 2014, che dice che l'84% di chi acquista usa lo smartphone come supporto all'attività di acquisto, perché mentre va a cercare informazioni su quello che sta acquistando, magari sono nel determinato paese scarpe, cerca il nome su internet, fa comparazione di prezzo, va a vedere se ci sono delle vendite su quel prodotto e cerca delle promozioni anche in altri punti vendita. Un terzo di queste persone lo fanno direttamente dentro il negozio e si vanno a sostituire, si stanno già sostituendo agli stessi commessi che non riescono più a relazionarsi direttamente col cliente, si perde la possibilità di branding del commesso. Quindi magari marketing diventa, non è più un'opzione da considerare, ma diventa un imperativo all'interno della strategia di marketing. Noi dobbiamo obbligatoriamente, all'interno della strategia di marketing, implementare il mobile marketing. E l'obiettivo è quello di guidare il cliente all'interno di uno store o attraverso l'acquisto, offrendo esperienza con forte valore aggiunto. Come lo diamo questo valore aggiunto? Tramite la presenza di piatto su comportamento e preferenze in modo naturale, pensiamo ai dispositivi wearable indossabili, quindi raccogliamo informazioni senza che il cliente faccia particolari mosse, quindi non deve prendere il suo pulsante, non deve indicarci niente, solo col suo comportarsi ci dà informazioni. Il valore aggiunto lo troviamo anche tramite interazioni intelligenti fra gli utenti, i device, in questo caso i Beacon, e una piattaforma che abbiamo chiamato CRM Class, che riesce a elaborare queste informazioni e l'esperienza utente ci dà delle analytics e ci suggerisce delle azioni da compiere. Quindi praticamente sfruttiamo i Beacon, le tecnologie wearable, quindi i dispositivi di prossimità, integrandoli, come ho detto prima, a un discorso di una 360 gradi. Il concept è quello di fornire un applicativo web base, quindi un applicativo che gira online, direttamente a uno store manager, quindi a un retailer, una catena di negozi, quello che è. Noi offriamo un sistema allo store, che diventa il nostro stakeholder principale. Tramite questo sistema, che è accessibile via web o applicativo mobile, il negoziante retailer può gestire direttamente, configurarsi i suoi Beacon e gestire anche tutte le informazioni che l'utente con i suoi comportamenti, la sua relazione con i Beacon e con il prodotto, perché l'applicazione girerà sul prodotto, quindi tutte le informazioni saranno bidirezionali. Gestire anche tutte queste informazioni che vengono raccolte attraverso un CRM integrato in questa applicazione. Il nostro manager avrà una sua dashboard dove anche in tempo reale potrà vedere le persone che stanno relazionando magari con determinati prodotti e suggerire le azioni, poi vediamo meglio. Abbiamo cercato una soluzione win-win, cioè cerchiamo di dare vantaggio a tutti e tre i soggetti coinvolti in questo processo, dando focus al retailer, quindi dando un'applicazione, un gestionale ai retailer, con il target comunque di comportamento dei consumatori, che però solo non cerchiamo di modificare i comportamenti, noi analizziamo i comportamenti e cerchiamo di capire che cosa offrirgli tramite l'attività del retailer. La banca diventa il provider, quindi in questo caso la banca è colui che dà il servizio, ma è anche quello che raccoglie tutti i dati da tutti gli store, da tutti i comportamenti dei clienti, quindi riesce a modulare poi l'offerta che darà ai retailer e attraverso il big data può fare delle statistiche e dei comportamenti ad hoc. In breve, il retailer avrà una web app in cloud accessibile ad ogni device, sempre sincronizzato, potrà gestire i Beacon, avrà una dashboard che può fare attività di real time, quindi mandare a quel cliente che sta guardando con una maglia, che magari lì che non c'è quella taglia, gli posso offrire dalla mia postazione cassa
un'alternativa a un prodotto pagato senza che lui fa niente, perché sto guardando come fosse Google Analytics gli utenti attivi in quel momento del mio negozio. Poi un CRM posso fare analytics, quindi vedere anche se un determinato prodotto non viene visto, quindi posso spostare nel negozio, nel merchandising, eccetera. Le informazioni che ho le integro con delle attività di marketing già conosciute, quindi posso fare, se ho visto che un cliente è andato a vedere un determinato prodotto, io posso fare anche un secondo momento, anche se il cliente non mi torna nel negozio, anche se non mi si interfaccia un'altra volta con un dico, io so che quel cliente quella cosa me l'ha vista, me l'ha piaciuta, io posso fare anche qui con un'attività classica, che può essere una notifica push, un'applicazione, un email marketing o qualsiasi altra cosa. E ritengo che un pacchetto scalabile, sia dai dati che riceve dalla casella che può fornirgli determinati dati limitati a un costo base, esempio posso dire quanti utenti sono passati questa settimana senza dare una profilazione particolare che gli darò il momento in cui paga magari un pacchetto in più e quindi il cliente ha il suo pacchetto su misura. Il consumer ovviamente avrà una sua applicazione, l'intenzione era quella di creare un'applicazione che è capace di interfacciarsi anche con altri tipologie di dito, quindi non legata direttamente al prodotto sella che può dare a retail. Un applicativo che si relaziona anche con altri dito, nel registro di consumer sono offerte promozioni personalizzate, lo store mapping, abbiamo già visto, pagamenti semplificati, consigli acquisto personalizzati, informazioni sul prodotto acquisto e riesce a fare un'esperienza social completa, immaginiamo che sta guardando un paio di scarpe, siccome l'accesso alla sola all'applicazione viene attraverso i social, okay? Quindi tramite l'utente si profila e se esce più dati, noi raccogliamo l'applicazione i dati e possiamo rispondere di quei sui prodotti. Questo è un esempio d'uso. I vantaggi per la banca, come ho detto prima, quindi big data, big data, lo scalabile, le statistiche. Il bene, due parole, abbiamo pensato la possibilità di utilizzare l'icono di prossimità, quindi molto ravvicinato, e fare un'autentificazione tramite un token dinamico automatico proprio integrato nell'applicazione che si interfaccia con il server, quindi riconosce che sono io e non mi chiede altre particolari attività. Noi abbiamo pensato a una nuova shopping experience personalizzata, finalmente riusciamo ad integrare l'esperienza via shopping con funzionalità virtual e social, il forno e spazzamento, target marketing one to one. La Bitcoin e il Web era una tecnologia che ci mancava per chiudere questo cerchio esperienziale. In poche parole, abbiamo uno strumento scalabile a retail con il quale creare esperienze d'acquisto a valore aggiunto. Questo è il nostro team. Grazie.